Oggi le aziende stanno tutte affrontando la trasformazione digitale e l'affrontano sotto diversi aspetti. Potenzialmente possono cambiare completamente il modello di business, inventare nuovi prodotti e servizi, creare nuove esperienze per i clienti, ottimizzare le operation e anche ingaggiare in maniera completamente diversa e più efficace i dipendenti rendendoli produttivi. Quindi il digitale ha un ampio spettro di utilizzi in termini trasformativi per l'azienda. Qual è secondo me una strategia per il successo? È definire delle priorità. Sembra banale, ma è importante che in questo mare magnum di possibili innovazioni le aziende si focalizzino su ciò che è core per il proprio business e siano in grado anche di decidere cosa non fare. Come diceva Michelangelo, dal marmo per creare una scultura fantastica bisogna togliere. A volte questo è l'approccio, trovarsi sul tavolo quel magnifico progetto Digital Transformation, ma capire da dove iniziare, quali sono le priorità, focalizzandosi anche non solo sulle cose super sexy, parliamo magari delle cose più visibili, l'e-commerce, i social, ma anche su quello che aiuta veramente a ottimizzare i processi interni, ottimizzare l'operation, che normalmente porta un grande beneficio economico molto velocemente e permette di creare benzina per poi finanziare anche il resto dell'innovazione.